Buongiorno, bentrovati al primo appuntamento odierno con l'informazione del TG6 che si apre parlando di cronaca. Siamo a Pescara perché alla luce della sparatoria del 1° agosto scorso si parla ancora di sicurezza nel capoluogo adriatico e per domani il prefetto di Pescara Giancarlo Di Vincenzo ha convocato un nuovo comitato di ordine e sicurezza pubblico. Il sindaco di Pescara Carlo Masci tornerà a chiedere altri uomini delle forze dell'ordine dopo quelli arrivati nelle scorse settimane. Vediamo il servizio. Si terrà domani mattina in prefettura un nuovo comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto di Pescara Giancarlo Di Vincenzo, in cui il sindaco del capoluogo adriatico Carlo Masci tornerà a chiedere ancora più uomini delle forze dell'ordine in città, considerando la presenza, ha più volte ribadito il primo cittadino, di molti turisti oltre che dei residenti. A Pescara, detto Masci, si arriva a quasi 300.000 presenze giornaliere. Ho chiesto un rafforzamento delle presenze delle forze dell'ordine in città, perché Pescara è vero che è una città di 120.000 abitanti, ma è vero anche che a Pescara gravitano giornalmente 300.000 persone che d'estate diventano molte di più, quindi l'apparato amministrativo della sicurezza deve essere adeguato al numero delle persone che ci sono in città. So che il ministro ha già mandato un ulteriore contingente di 24 persone prima del fattaccio di sangue, però ho chiesto un'ulteriore attenzione e mi auguro che ci sia qualche risposta concreta, e domani lo chiederò al prefetto. Però in questi giorni sto vedendo molta più presenza di forze dell'ordine in città e questo tranquillizza tutti i cittadini. Poi gli episodi purtroppo di sangue succedono, ho letto proprio oggi che è successo un altro episodio di sangue nelle Marche. Sì, in questo periodo soprattutto le zone di mare sono molto più frequentate da tante persone che casomai non hanno buone intenzioni. È per questo che bisogna rafforzare i controlli, perché i cittadini vogliono sicurezza, però mi sembra che il questore e il prefetto in questo senso si muovano all'unisono in maniera determinata. E sul fronte dell'inchiesta per la sparatoria del 1° agosto, ricordiamo, nella quale ha perso la vita Walter Albi ed è rimasto gravemente ferito Luca Cavallito, gli inquirenti cercano prove dall'analisi degli smartphone rinvenuti sul luogo dove è avvenuto il delitto, analisi anche sui dispositivi trovati a seguito delle perquisizioni domiciliari. Il servizio di Andrea Costantini. Conferito oggi l'incarico al consulente tecnico della Procura di Pescara, nominato con l'obiettivo di eseguire accertamenti sui telefoni cellulari trovati nell'ambito delle perquisizioni relative all'agguato che si è consumato la sera di lunedì 1 agosto al bar del parco di Pescara ai danni di Walter Albi, architetto 66enne morto sul colpo, e di Luca Cavallito, 49enne tuttora ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Gli accertamenti tecnici non ripetibili in particolare riguardano 15 dispositivi riconducibili a Cavallito. Il consulente tecnico incaricato dal PM Andrea Di Giovanni, titolare del fascicolo contro ignoti, dovrà occuparsi di estrarre copia forense del contenuto degli smartphone. Gli inquirenti hanno in mano due telefoni trovati sul luogo dell'agguato, uno recuperato a terra, presumibilmente di Albi, e l'altro recuperato nello zaino di Cavallito. Il killer invece è riuscito a portare via il telefono che il 49enne aveva in mano prima di essere colpito. Al vaglio degli investigatori anche computer e tablet trovati durante le perquisizioni. Tutto porta a pensare che i due, il giorno dell'agguato, stessero aspettando qualcuno, avevano ordinato pizzette in quantità ed erano seduti sullo stesso lato. Fondamentale per gli inquirenti individuare la persona con cui avevano appuntamento. Dagli accertamenti è emerso che, prima del fatto, Albi e Cavallito erano insieme da un paio di ore. Sempre in giornata gli inquirenti ascolteranno nuovamente i familiari di Cavallito per ottenere nuove informazioni e chiarimenti. Le condizioni cliniche del 49enne, tuttora ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione, sono definite stabili. Il ferito è sorvegliato H24 dalle forze dell'ordine e di fatto il reparto è blindato, soprattutto dopo l'episodio dell'uomo che la scorsa settimana si è presentato in ospedale per chiedere con insistenza informazioni circa lo stato di salute del 49enne. Dopo l'autopsia effettuata venerdì scorso, i familiari di Walter Albi attendono la riconsegna della salma, che non è ancora avvenuta.
Cambiamo pagina, nonostante le difficoltà della pandemia nel 2021 ha mantenuto numeri positivi la raccolta differenziata di carta e cartone in Abruzzo e quanto emerge dal rapporto annuale del Comieco. Nel 2021 l'Abruzzo ha saputo confermare gli ottimi risultati dell'anno precedente circa la raccolta differenziata di carta e cartone, una sostanziale stabilità nonostante le difficoltà dovute alla pandemia e ai continui stop e ripartenze nel periodo in questione. Tutto ciò emerge dal 27° rapporto annuale presentato dal Comieco, il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a Base Cellulosica. La raccolta in Abruzzo sfiora le 73.000 tonnellate e di queste il Comieco ha gestito direttamente 67.119 tonnellate, pari al 92,3% della raccolta, riconoscendo ai 279 comuni convenzionati dei corrispettivi economici per oltre 5,5 milioni di euro. Le restrizioni e i diversi via libera hanno fatto soffrire le province dell'Aquila, meno 5,2%, e di Teramo, meno 2,3%. Nonostante queste contrazioni, la raccolta complessiva resta stabile. Provincia di Pescara, 17.000 tonnellate di carta e cartone con un pro capite di 54,6 kg. Provincia di Chieti, oltre 23.000 tonnellate, 61,2 kg per abitante all'anno. La provincia dell'Aquila, oltre 15.000 tonnellate, 53,3 kg. Provincia di Teramo, 17.000 tonnellate per 56,2 kg per abitante all'anno. Secondo lei, per migliorare ancora di più queste comunque ottime percentuali abruzzesi, cosa si dovrebbe fare? Beh, sicuramente può essere molto utile una attenta e più diffusa comunicazione verso gli utenti. Credo poi che partendo proprio qui da Teramo e dalle montagne del Teramano, cominciando dal Re delle Montagne che è il Gran Sasso, potrebbe essere anche molto utile pensare a un'iniziativa specifica sugli escursionisti, quindi anche i turisti, tanti turisti che cominciano ad affollare le vie della montagna. Ecco, queste sono delle strade che potrebbero incrementare la raccolta differenziata di qualità. Cambiamo ancora pagina, ci spostiamo in provincia di Pescara perché sul biodigestore che dovrebbe sorgere a Piano di Sacco di Città Sant'Angelo si allarga il fronte del no. Ieri sera si è tenuta un'assemblea pubblica, nei prossimi giorni verrà anche avviata una raccolta di firme. Ieri sera c'è stata questa assemblea pubblica a Città Sant'Angelo per ribadire da parte vostra le ragioni del no al biodigestore anaerobico di Piano di Sacco di Città Sant'Angelo. Perché questa posizione contraria? Sì, siamo molto contenti della partecipazione delle persone e noi come gruppo consigliare Partito Democratico abbiamo contestato fin da subito il metodo con il quale si è giunti alla localizzazione di questo impianto a Piano di Sacco. Si è deciso di far scegliere ai privati e per noi per un impianto di questo tipo è inaccettabile. Chiediamo che la localizzazione sia ripensata e rivalutata a livello provinciale perché si deve scegliere, si deve giungere alla giusta localizzazione dell'impianto nell'area metropolitana della provincia di Pescara. Voi chiedete anche un'interlocuzione con l'amministrazione comunale, lo avete già fatto? Noi l'abbiamo chiesta, le risposte non sono state aperte, sono state anche spesso molto contrastate e perché no chiederemo anche un'interlocuzione con il prossimo presidente di Ambiente in maniera tale che per chiedere a lui che ci sia un ripensamento su questo progetto. Anche Sinistra Italiana è contraria a questo progetto? Sì, siamo contrari alla localizzazione di questo progetto, ovvero a Piano di Sacco, un'area che non è idonea a ospitare un impianto del genere, un impianto che andrebbe a trattare la parte organica di tutti i rifiuti dei comuni facente parte di Ambiente, quindi anche il comune di Pescara, il comune di Montesilvano, il comune di Spoltore per citare solo quelli più grandi. Quindi non è idonea ad ospitare un impianto di 60.000 tonnellate, un'area che invece la sua destinazione è quella agricola, quella che è adesso, cioè un'area di pregio dove in passato è stata anche riconosciuta un'oasi faunistica, fa parte del distretto rurale Terre Vestine delle Saline al Gran Sasso, del contratto di fiume Tavo fino Saline, quindi tutto tranne che un'area industriale. E ora parliamo di sanità, ci spostiamo nella Marsica perché fa discutere la condizione del pronto soccorso dell'ospedale di Avezzano che soffre di carenza di personale. Nelle ultime ore si è registrato un botta e risposta fra l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì ed il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Fedele.
Sono stati numerosissimi gli allarmi lanciati in questi mesi sul pronto soccorso di Avezzano, sia da cittadini che da politici. Allarmi che in sostanza vanno a finire sotto un unico tetto di problematiche e criticità, quello relativo alle gravi carenze di organico sia sul campo medico che sul campo infermieristico. Per il pentastellato Giorgio Fedele servirebbero almeno 12 medici in servizio per far fronte all'alta mole di lavoro. Nicoletta Veri, assessore alla salute regionale, a fronte delle critiche ricevute, specifica che il personale in verità è stato aumentato. Sono operative, dice, 17 unità. Non c'è nessun disinteresse da parte della AS1 nei confronti del pronto soccorso dell'ospedale di Avezzano, che purtroppo presenta le stesse criticità di tutti i pronto soccorso italiani, come il sovraffollamento e la carenza del personale. Problemi che da tempo sono all'esame della Commissione Salute Nazionale, che sta cercando di affrontare questa situazione sotto diversi punti di vista. Nell'area della Marsica la ARS ha messo in campo una serie di azioni correttive per garantire i servizi di urgenza. Basti ricordare che negli ultimi due anni, ad esempio, sono stati assunti 3 dirigenti medici a tempo indeterminato e 2 a tempo determinato. Io sfido la Veri a portare qui, a rendere pubbliche le carte e dimostrarmi che gli altri pronto soccorso abruzzesi sono sotto organico come quello di Avezzano. Basterebbe semplicemente fare una ricognizione dei medici presenti per ogni turno. Eppure negli altri pronto soccorso noi abbiamo comunque una media di almeno 2 medici. Ad Avezzano invece in questi 3 mesi, e continuerà fino a quando non terminerà a quanto pare la fase di ferie, visto che l'assessore non ha la benché minima intenzione di intervenirci, la media invece è sempre stata di quella di un medico e mezzo. Ed è ancora più grave l'atteggiamento che ha assunto l'assessore, perché anziché intervenire per risolvere, e i mezzi ci sono, ha scelto di mentire anche sull'organico, un organico di medici dirigenti che non è assolutamente aumentato. Dalla Marsica ci spostiamo a Chieti, un processo difficile ma che si è risolto positivamente per gli ex dipendenti del CIAPI di Chieti Scalo, che avranno di nuovo un lavoro grazie alla fusione tra Abruzzo Sviluppo e Fira. Vediamo il servizio di Selenia Secondi. Nell'ambito della fusione tra Abruzzo Sviluppo e Fira troveranno ricollocazione alcuni dei dipendenti del CIAPI. Sì, intanto credo che sia un passaggio importante quello che finalmente abbiamo ottenuto la unificazione dei due enti strumentali finanziari della Regione Abruzzo. Avremo così la possibilità di finanziare il sistema economico nella sua interezza in maniera importante. Avevamo assicurato i lavoratori del CIAPI, quelli che sono rimasti ancora, che non sono andati in pensione e che devono essere ricollocati, che nell'ambito di questo processo avremmo trovato anche a loro la sistemazione, quindi 5-7 dipendenti che sono rimasti. Adesso seguirà una procedura che bisognerà seguire, ma comunque abbiamo ritrovato una collocazione per questo personale che era rimasto, diciamo, a piedi rispetto a tutto ciò che sapete è successo negli anni per quanto riguarda questo centro di formazione, che nel 2018 con il precedente governo regionale ha trovato la sua chiusura in quanto è stato tolto l'accreditamento. Un processo difficile e lungo, ma alla fine, insomma, credo che anche questa sia una bella notizia, quantomeno per i lavoratori. Una bella notizia, ma per dare segnali maggiormente positivi, cosa si potranno aspettare questi dipendenti? Si parla di 5-7 dipendenti. Sì, sì, aspetteranno che inizierà un processo, che ci saranno degli atti che la Giunta dovrà mettere in piedi per arrivare all'assunzione, quindi si tornerà a un rapporto diretto con la nuova società e metteranno a frutto la loro esperienza di formazione, sicuramente sono ampiamente qualificati e danno la possibilità di fare anche altro alla società che nascerà, perché la società nasce con un oggetto sociale ancora più ampio di quello che ha. Andiamo ancora avanti e cambiamo ancora pagina, torniamo a Pescara perché sul regolamento acustico di Piazza Muzzi, la zona della Movida cittadina, arrivano le critiche della CNA che parla di una vera e propria regola del silenzio.
Una vera e propria regola del silenzio, così la CNA definisce il provvedimento adottato nei giorni scorsi dal Consiglio Comunale della città per regolamentare le emissioni acustiche nell'area più nota della Movida cittadina. Un provvedimento che, pur tentando di conciliare la convivenza tra attività produttive legate soprattutto alla ristorazione e alla somministrazione di bevande con i diritti dei residenti, finisce, sostiene la CNA, per sbilanciarsi proprio dalla parte di questi ultimi. Tanto noi abbiamo visto il piano all'indomani della sua approvazione, quindi già dal punto di vista procedurale abbiamo ritenuto che insomma non sia stato granché corretto l'atteggiamento rispetto a un problema che è annoso, un problema che ormai si trascina da diversi anni e che ha visto sostanzialmente l'assenza delle associazioni di categoria che hanno rincorso la problematica e non hanno avuto modo di incidere su questo importante documento e il piano di risanamento acustico di una parte importante della città, la parte che interessa la Movida, e noi riteniamo che i fenomeni di Movida sono presenti in tantissime città italiane e contribuiscono con il loro movimento, con le loro attività anche allo sviluppo del turismo e dell'attrazione delle città. Naturalmente riteniamo che le problematiche connesse a questi fenomeni, come avviene anche nelle altre città, vadano risolti e regolamentati. Auspichiamo che all'indomani dell'assunzione di questo piano di risanamento acustico, nella determinazione dei regolamenti si abbia un atteggiamento diverso nei confronti delle associazioni di categoria che rappresentano le attività presenti su quel territorio in particolare, ma sull'intero territorio urbano, e che hanno il sacrosanto diritto di essere ascoltate per contribuire in qualche maniera a risolvere i problemi nell'interesse delle imprese che rappresentano. Andiamo ancora avanti, sono andate a 4 donne i 3 premi e la menzione d'onore dell'edizione 2022 di Giovani per la Ceramica. A presiedere la giuria lo storico d'arte gallerista Jean Blancard. 3 opere premiate più una menzione d'onore. E questo è il bilancio del premio biennale Giovani per la Ceramica all'interno del Festival Art in Act 009 che si è tenuto a Villa Paris di Roseto degli Abruzzi con l'organizzazione della Fondazione Cingoli e il sostegno di Fondazione Tercas, Camera di Commercio del Gran Sasso, Associazione Itaca e il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri di Regione Abruzzo, Provincia e Comune di Teramo. A presiedere la giuria il gallerista e storico dell'arte Jean Blancard, che così parla della ceramica. Ma nell'arte contemporanea la ceramica è stata la prima a essere sdoganata, ora anche il vetro. Mentre un vetro è impossibile farlo da soli, se no vabbè, 2 persone su 1000 sanno farlo, la ceramica di solito esce dalle mani dell'autore. Nelle grandi mostre di arte contemporanea, per esempio Basilea, la ceramica è sempre più presente. Tra i 15 finalisti il premio intitolato alla memoria di Giancarlo Sciannella per l'opera dal concept maggiormente innovativo è stato assegnato ad Agnesa Kolevitsa con l'opera Forms of Spiritual Gravity in argilla rossa, gres, ossidi e smalti. L'artista di Tirana, diplomata all'Istituto Grue di Castelli nel 2003, è impegnata da anni nell'attività produttiva artistica, vanta partecipazioni a mostre di livello internazionale. A Eugenia Stolfi è stato conferito il premio Serafino Mattucci per l'opera Contaminazioni, che presenta elementi di assoluta originalità con inserti in cartone ondulato accanto all'utilizzo della maiolica tipica castellana. Il piatto fungo di Ilaria De Luca si è aggiudicato il premio della Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia. L'opera rientra in un progetto articolato a cui hanno aderito gli studenti del liceo Grue su studio, progettazione, sviluppo e realizzazione di innovative stoviglie dedicate alla ristorazione. La giuria ha assegnato una menzione d'onore in riferimento al premio Giancarlo Sciannella all'opera Filo Rosso di Chiara Di Donato, 2 bicchieri in terracotta di differenti misure uniti da un filo in lana rosso. E quindi il mio...
Restiamo in argomento all'insegna dell'innovazione che sposa la tradizione, la 25esima mostra dell'artigianato abruzzese che si svolge fino al 28 agosto a Guardia Grele. 25esima mostra dell'artigianato a Guardia Grele che potrà essere visitata fino al 28 di agosto, un punto di riferimento per l'artigianato abruzzese che qui si mette in vetrina. 52 anni di storia, di tradizione e al tempo stesso di innovazione, quindi siamo diventati un punto di riferimento per gli artigiani, per il patrimonio culturale e artigianale della regione Abruzzo. Peraltro in una struttura che ormai è di proprietà. Struttura di proprietà acquistata dalla regione Abruzzo è diventata la sede di eccellenza dell'artigianato artistico abruzzese. Cosa è possibile vedere, ammirare venendo in questa mostra che si articola su tre piani ed è un'esposizione davvero ricca? Innanzitutto i manufatti degli artigiani abruzzesi che hanno capito l'importanza di questa rassegna e ogni anno portano all'interno di questo mese il meglio della loro produzione artigianale. Quest'anno abbiamo pensato, all'inizio sembrava un gioco, di dare come tema il gioco e i suoni dell'artigianato e devo dire che questo tema ha stimolato la capacità e l'estro degli artigiani abruzzesi che hanno veramente preparato delle opere di rilievo da visitare in senso assoluto. Ceramica, lana, legno, i materiali base per i lavori, però ci sono anche i pupi, le marionette, insomma l'espressività artistica nel suo massimo fulgore. Sicuramente sì, sono tante le diverse tipologie e avendo come tema il gioco abbiamo pensato di dare omaggio al gioco, quindi alle marionette, ai pupi, alla giostra con i cavalli, ad un teatrino che è stato realizzato dagli artigiani e nel quale ci saranno anche delle rappresentazioni teatrali, quindi tanti buoni motivi per venire a Guardia Grele fino al 28 di agosto con la possibilità di visitare la mostra dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 23, quindi un buon motivo per andare anche al mare, alla Costa dei Trabocchi e al tempo stesso la sera venire a Guardia Grele. Siamo alla pagina dello sport, il calcio in primo piano perché il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, visto il decreto emesso in via cautelare dal presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio direttivo, ha fissato l'inizio del campionato 2022-2023 a domenica 4 settembre con la prima giornata di torneo. Il primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C è stato rinviato a data da destinarsi successiva all'avvio del campionato. E noi parliamo ora di calcio giocato. Uno degli ultimi innesti di mercato del Pescara è il difensore sloveno Mattia Boben, il giocatore prelevato la scorsa settimana in prestito dalla Ternana, dove ha giocato nelle due ultime stagioni, fornisce le sue prime impressioni ai nostri microfoni sulla sua avventura in biancazzurro. L'ultimo arrivato in casa biancazzurra, Mattia Boben, 28 anni, arrivi dalla Ternana, dalla Serie B alla Serie C per dare una mano al Pescara a provare questa risalita nel torneo cadetto. Sì, sono contento di essere qua, squadra è giovane, è molto tecnica, però dobbiamo migliorarsi in fase, soprattutto in fase difensiva, in riaggressione, quello che chiede il mister, speriamo che facciamo un buon campionato. Siamo la squadra che vuole gestire la palla con il possesso e dobbiamo prendere la palla subito quando la perdiamo, fare meglio il preventivo, quello che chiede mister da noi. Così dobbiamo imparare in questo in riaggressione subito dopo la palla persa. Sei da poche ore a Pescara in Abruzzo, quali le primissime impressioni? È bella perché mi piace il mare, piace anche a mia moglie, allora sono contento. Arrivi in una piazza, quella di Pescara, in cui c'è una tifoseria calda, una tifoseria che vuole spingere la squadra a provare a fare molto bene nel prossimo campionato. Sì, è una cosa molto importante, penso, perché abbiamo visto, quando ho visto il stadio pieno, ti dà il brividi e
speriamo che ci danno la mano, tifosi, la gente, perché è una cosa molto importante, soprattutto in questo girone. E ora parliamo del Teramo, perché scadrà alla mezzanotte di domani, 10 agosto, il bando emanato dal Comune di Teramo per ricevere proposte di progetto sportivo per l'assegnazione del titolo di Serie D. Ma diverse sono le incognite, al di là di alcuni interessamenti di cordate che fanno riferimento una ad Antonio Mergiotti, un'altra all'imprenditore romano Luciano Ponzuoli e una terza nella quale figurerebbe solo come collaboratore l'imprenditore teramano Filippo Di Antonio. Al momento non sono giunte proposte ufficiali. Il tempo stringe per costituire una nuova società e ottemperare ad una serie di adempimenti previsti dal bando. Tutto ciò si interseca con la vicenda del ricorso al Consiglio di Stato che la Teramo Calcio non ha ancora inoltrato, ma potrebbe farlo nelle prossime ore. Un eventuale ricorso congelerebbe l'esito del bando, poiché resterebbe in piedi l'ipotesi di mantenere la Serie C. Anche per questo motivo i tesserati della Teramo Calcio sono stati ancora svincolati d'ufficio, non sono stati ancora svincolati d'ufficio dalla Federcalcio, anche se ieri la società biancorossa ha risolto consensualmente il contratto con i calciatori Davide Trasciani, Gianmarco Papaserio e Cosimo Forgione, che ora sono liberi di firmare per altre squadre. E con questa notizia siamo giunti al termine della prima edizione del TG6. Vi ricordo che l'informazione torna alle 19 alle 23. Grazie per averci seguito. Dalla nostra redazione l'augurio di una buona giornata.